Senti, di solito nel calcio, quando si vivono situazioni particolari, no, in cui ci sono dei problemi all'interno della società, magari anche di rapporti tra allenatore e società, i giocatori, tu sei stato giocatore, di solito comunque mollano, comunque ci sono rischi di spaccature. In questo caso mi sembra che lo spogliatoio stia rispondendo in modo positivo, no? Questa è la quarta partita, non prendete gol, è la terza vittoria consecutiva, seppur alcune raggiunte con fatica. Ecco, questo, di questo tu sei sempre stato consapevole? È merito della serietà dello spogliatoio? C'è qualche altra alchimia? Io credo che vi ho detto già dell'anno scorso che lo spogliatoio, i giocatori mi hanno sempre dimostrato voglia di allenare, gioia di allenarsi, e con voglia di crescita, cercando di rincorrere in ogni partita una vittoria. E ci alleniamo per quello, e fino a oggi mi stanno mostrando quello. Senti, volevo sapere, la formazione com'è nata? Cioè, sulla scorta di qualcuno magari era un pochino più stanco, qualcuno doveva tirare il fiato, qualcuno che era tornato magari più stanco dalle nazionali o qualcosa? No, è nata con quei giocatori che si hanno allenato durante 10 giorni qua, quelli che sono arrivati cercando di capire a che punto erano, cercando di analizzare qual era il nostro avversario e quello che c'era il bisogno. Ho preso oggi una decisione più equilibrata, invece di giocare, sono stato fino alla fine, di prendere la decisione di giocare con 2 playmaker e dopo alla fine l'abbiamo fatto bene. Cioè Borca in quella posizione ci dà molto più equilibrio, principalmente nella transizione difensiva, e questo ci ha permesso fare una partita molto consistente dall'inizio alla fine, creando molto volume di gioco e di opportunità per rendere questa vittoria un po' più lunga di gol. Visto che abbiamo ottenuto la vittoria, cerchiamo di avere questi gol per le prossime partite. Salve, no, 2 velocissime. Salve. La prima è... Donadoni era veramente amareggiato, ha detto il mio Bologna non ha giocato, abbiamo perso ogni duello, era quasi sconvolto dalla prestazione della sua squadra. Volevo capire quanto aveva inciso invece la Fiorentina nella prestazione così del Bologna, o se anche lei ha visto un Bologna molto remissivo e quindi un po' vi ha aiutato. Questa è la vostra analisi. Io credo che la mia squadra, quello che cerchiamo di ottenere come idea di gioco, è essere protagonista, di controllare il gioco con pallone, cercando e creando del volume di gioco, creando volume di opportunità per segnare più che i nostri avversari. Quando perdiamo il momento, che è la transizione difensiva, quando perdiamo la palla cerchiamo di recuperarla il più in fretta possibile, e quando siamo in fase di organizzazione difensiva cerchiamo di non abbassare troppo il blocco. Questa è la nostra idea, tutto il resto parte dalla vostra analisi. E la seconda era su se domani guferà fra virgolette la partita dell'Inter, cioè tiferà per la Sampdoria, perché l'Inter non è lontanissima, forse può rientrare in questo discorso, oppure secondo lei è troppo più forte e quindi non ci sono margini? Io credo che l'Inter a livello di rosa ha una qualità straordinaria e sta passando un momento molto positivo. Io non gufo mai, il contrario, cioè non fa parte della mia natura. Mi concentro nel mio, di quello che possiamo ottenere noi, cioè gli altri devono fare il suo, e per questo non gufferò mai a nessuno. Principalmente anche non faccio questo ai miei nemici, anzi gli auguro chi hanno tutti di buono, così li posso vedere sempre lontano. Allora, nel ribadire la Fiorentina, probabilmente è stata la Fiorentina a non far giocare il Bologna, perché Donadoni può essere amareggiato, ma c'è anche un'altra squadra. C'è una piccola curiosità, un piccolo neo. E Babacar è entrato, ha segnato e non ha esultato minimamente. C'è una motivazione particolare? Io credo che gli ha già spiegato. Ha spiegato già Sky e Mediaset. Non l'ho sentito. Ha detto non mi è venuto in mente niente, non ho esultato. Ho capito. Ha anche chiarito che non c'era niente di polemico su questa cosa. No, figurati, giustamente. Sì, ecco, siccome non abbiamo sentito né Sky né Mediaset, le chiedo anch'io una curiosità. Fino a che punto si è divertito per lo scherzo che ha fatto ieri? Cioè, se si è divertito o non si è divertito? Se l'aveva pensato molto prima o se le è venuto così di getto, di istinto?
quello del pesce d'aprile intendo, e poi le voglio fare una domanda invece sul passato, perché ho letto mille volte che lei l'anno scorso aveva dato le dimissioni ma poi non sono state accolte, non so se è vero o no, quindi molto sinceramente glielo chiedo e mi aspetto una risposta onesta e vera. Io guardo in questa sala, la onestà con voi non ha mai servito. Mi diverto a vincere perché non mi sta, io lavoro per vincere, i ragazzi lavorano per vincere, per questo oggi mi sono divertito alla fine con questa vittoria perché abbiamo lavorato per quella. Tuccio, ultima. Sì, mister, volevo capire una cosa. Ovviamente oltre all'obiettivo Europa League, quindi questa idea di arrivare e provare a vincere il sesto posto, queste vittorie o comunque finire bene per lei personalmente potrebbe essere anche un modo per dire io magari poi saluto, vado via da Firenze però lascio un buon ricordo? Mi pare di aver, sono sincero anche io perché anche noi eravamo qua, quindi anche noi non abbiamo sentito bene, però volevo capire questa cosa, se lei ha detto appunto mi piace lasciare un buon ricordo dove sono stato, ecco. No, non ho detto quello, cioè, okay, ho detto che a me mi piace lasciare il ricordo come sono fatto io, cercare il più onesto possibile, chiaro possibile e cercando di lavorare il migliore che so professionalmente e essere me stesso come persona. Grazie.